Ciao ragazzi, bentornati sul canale. Oggi siamo di nuovo a pesca, siamo di nuovo sul fiume. Non stiamo facendo una pescata stalking o una pescatina col pane, ma siamo a fare una pescata carp fishing. Sono bello comodo sul mio lettino e ho calato le canne. Ora vediamo un po' cosa succede. Ci tengo a precisare che in queste due settimane che non ho pubblicato ho pescato veramente poco. Ho fatto tanto trekking, ho lavorato come videomaker a qualche serata e mi sono divertito, però non ho avuto molto tempo per pescare. Certo, qualche pescatina in qua e là l'ho fatta, sono stato con Ricca a pescare col pane, ci siamo fatti un paio di stalkeratine, però niente di che, niente di incredibile, non avevo molta voglia di registrare un altro video di pesca in questa maniera. E niente, eccoci qua oggi invece a registrare una pescata completamente diversa e speriamo in qualche risultato diverso. A sense of threat that I can't forget. I wanna know who you are. This what I need to know. So take my hand and let our fears go. Take me to your jungle where the rain is warm. Canne giù a palline e io bello rilassato sul lettino, una bella pasturata e ci godiamo la giornatina così. Sono arrivato da un paio d'ore in questo spot meraviglioso e ho calato le mie canne. Ho fatto un pesce, l'ho rilasciato adesso, ora ve lo faccio vedere, un bel pesce. E è stato bello perché stavo spostando il lettino e mi sono messo all'ombra, bello tranquillo, ho guardato la canna e ha fatto così. Bellissimo, fuori di testa veramente. Vi faccio vedere come sto pescando. Per chi non mi conosce, faccio un piccolo recap sulla mia attrezzatura: una Sonic da 9 piedi da 3,25 lire e un Pen Surf Blaster. Come rig uso il mio solito combi rig e una doppia di 20. Doppia di 20 con un bel cappello, tra l'altro, proprio perché voglio un po' selezionare. Ovviamente ho messo solo una canna in questa maniera e per ora è partita solo questa. Nulla, piccolo piombo, ci andrò ad aggiungere un ten di lenza perché il fondo l'ho sotto i piedi ma pesco sulla risalita dello scalino, quindi è bene che abbia tutto il filo steso in terra. Uno shock leader del 60 perché in bobina tengo la treccia e mi dà una buona tranquillità di non rompere i pesci su sassi e legnaie. Ho messo circa una ventina di metri perché voglio avere completamente lo shock disteso sul fondo. E niente, qui c'è Piccia, che è una dispettosa monellona, però oggi è bravissima. Brava amore. Niente, intanto rilancio questa canna e poi vi faccio vedere il pesce. Pesce incredibile! Ragazzi, bellissima, bellissima! Spettacolo, guardate che bocca, un pesce meraviglioso, veramente assurdo. Mi ero spostato del lettino per mettermi all'ombra, ho guardato le canne e ho visto la canna piegarsi, ho detto non ci credo e poi ho visto l'acqua che ha smosso. Wow, wow, veramente. La rimetto subito in acqua e mi rimetto in pesca. Ok ragazzi, questo pesce sembra un po' incastrato,
dentro qualche sasso o qualcosa, quindi sono costretto a entrare in acqua. Pescione, dai, è pescione! Aspetta Piccia, fammi passare. Piccia, fammi passare. Meno male, è fresca. Rieccoci qua ragazzi. Di nuovo la doppia di 20. E un altro bel pesce. Fantastico, fantastico ragazzi. Io non ho parole, veramente un pesce pazzesco e forte. Come avete visto sono dovuto entrare in acqua, non so se si è vista la caduta, però bello, bello, bello. Sono entrato in acqua perché il filo si era bloccato sotto un sasso e quindi niente, lo dovevo liberare perché sennò avrei perso il pesce. Lo shock è servito proprio a questo e cioè ragazzi, fuori di testa. Ora lo rilascio e ricontrollo lo shock e poi mi rimetto in pesca. Wow! Eccoci qua ragazzi, un altro pesce, una bellissima partenza, questa un po' più piccola ma mi sembra giusto. Di nuovo la doppia di 20 e niente, molto energico questo pesce, una bellissima partenza. Eccolo qua. Ah, quanto sono belli i pesci di fiume. Queste bocche incredibili che aspirano veramente di tutto e una coda e una forza fuori di testa. Rilascio al volo anche questa e mi rimetto di nuovo in pesca, anche se ci rimane poco più di una mezz'ora e io sono molto soddisfatto. Ciao ragazzi, il video è giunto a termine, ho ricaricato la macchina, è stata una pescata veramente veramente bella, alla fine ho fatto 3 pesci in poco meno di 7 ore, ho sfruttato i momenti personalmente che ritenevo migliori e niente, mi dispiace, l'unica cosa che mi dispiace è che sono partite tutte e 3 le carpe su un'unica canna, avrei preferito che partissero più canne, però questo vuole anche dire che i pesci mangiano lì. E le altre due canne erano posizionate male, diciamo male no, ma in un punto dove il pesce non mangiava. Quindi niente, non mi rimane che tornare a casa, salutarvi e ci vediamo giovedì prossimo.